Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi, benvenuti a questo nostro appuntamento quotidiano con la recita del Santo Rosario. Affidiamo alla Beata Vergine Maria delle Grazie e a San Pio da Pietrelcina tutte le intenzioni per le quali vogliamo pregare in comunione spirituale con quanti si uniscono a noi attraverso Padre Pio TV oppure internet in ogni parte del mondo. Preghiamo anzitutto per gli ammalati, in particolare per tutti i colpiti dal coronavirus, preghiamo per i loro cari, per i medici, infermieri, personale sanitario, volontari e tutti quelli che si adoperano instancabilmente per sollevare, per alleviare le sofferenze e per guarire questi nostri fratelli infermi. Preghiamo poi per alcuni ammalati che ci sono stati segnalati in modo particolare, Lorette di Parigi, Viola Maria Vittoria di pochi giorni, Piera e Augusto dalla Svizzera, Flavia di 30 anni affetta da tumore, Sara, Jasmine e Gabriele dalla Toscana, Maria da Barletta, Giulia di 17 anni da Taormina affetta da tumore, Giorgio da Modena, Gianmarco e Gabriele, Fiorella, Matteo e Elisa da Modena, Ida da Catanzaro, Edi e Dario affetti da tumore, Padre Giacomo e Matteo da Palermo, Ornella da Milano, la piccola Bianca da Manfredonia, Teresina da Boffalora d'Adda, Maria Carla, Antonella, Marco, Dario, Gemma, Massimiliano, Renata e Luca da Canonica d'Adda in provincia di Bergamo, Samuel Pio da Favara, preghiamo anche per Tiziana e Milva da Piacenza, per Beppe da Erba, per Sosin dalle Filippine affetto da tumore, per Don Andrea Piccolo da Cosenza affetto da Covid, preghiamo per Angela da Torino che deve subire un delicato intervento chirurgico e tutti gli altri ammalati che ci sono stati affidati. Preghiamo anche per gli anziani, le persone sole, le famiglie in difficoltà, quelle che vivono dei gravi lutti, le persone in cerca di un posto di lavoro, coloro che rischiano di perderlo a causa di questa pandemia. Preghiamo anche per i carcerati, i peccatori, quelli che vivono lontani da Dio e dalla Chiesa. Preghiamo per i nostri benefattori e per tutti quelli che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per il nostro Arcivescovo Franco, per tutti i Vescovi e per tutta la Chiesa, per la nuova evangelizzazione e per l'unità di tutti i cristiani. Preghiamo per la Casa Sollievo della Sofferenza, opera di Padre Pio, per i gruppi di preghiera diffusi in tutto il mondo, per gli sposi desiderosi di avere un figlio affinché per intercessione della Madonna delle Grazie e di San Pio da Pietrelcina vedano finalmente esaudite le loro accorate preghiere. Preghiamo ancora per le vocazioni e la santificazione di sacerdoti, dei religiosi, delle famiglie, per i missionari e le missioni, per la conversione di tutti gli uomini e di tutti i popoli a Dio, per la pace e la giustizia nel mondo intero, per i cristiani perseguitati o emarginati in tanti paesi del mondo, per i numerosi profughi costretti ad abbandonare la loro terra a causa della guerra, delle persecuzioni o della fame. Preghiamo per coloro che sono in viaggio in queste ore affinché raggiungano serenamente e felicemente la loro destinazione. Infine preghiamo per gli agonizzanti, per tutti i nostri cari defunti e ovviamente anche secondo le nostre intenzioni. Oggi meditiamo i misteri della gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave,
Ave Maria. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca, l'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo si partì da lei. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina: quanto più le grazie e i favori di Gesù crescono nell'anima vostra, tanto maggiormente dovete umiliarvi, tenendo sempre voi l'umiltà della nostra celeste Madre, la quale nell'istante che diviene Madre di Dio si dichiara serva ed ancella del medesimo Iddio. Preghiamo, o Dio onnipotente, per intercessione di Maria, Madre del Salvatore, e di San Pio da Pietrelcina, aiutaci a rendere puro il nostro cuore per amare, adorare e servire Te, unico e sommo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero della gioia contempliamo Maria che si reca a visitare e a servire Elisabetta, sua parente. Dal Vangelo secondo Luca. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Riflettete ed abbiate sempre innanzi all'occhio della mente la grande umiltà della Madre di Dio e nostra, la quale, a misura che in lei crescevano i doni celesti, sempre più si sprofondava nell'umiltà, tanto da poter ella cantare da quello stesso momento che fu adombrata dallo Spirito Santo che la rese madre del Figliuolo di Dio: ecco l'ancella del Signore. Preghiamo. O Dio onnipotente, ti supplichiamo di aiutarci per intercessione di Maria, Madre purissima, la benedetta fra tutte le donne, e per intercessione di San Pio da Pietrelcina, ad essere umili e docili alla tua parola, affinché come figli obbedienti possiamo crescere ogni giorno nella virtù e nella carità santa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nell'umile grotta di Betlemme. Mentre si trovavano dal Vangelo secondo Luca, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto all'albergo. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. O prostriamoci innanzi al presepe e con il grande San Girolamo, il santo infiammato di amore a Gesù bambino, offriamogli tutto il nostro cuore senza riserva e promettiamogli di seguire gli insegnamenti che giungono a noi dalla grotta di Betlemme, che ci predicano essere tutto qua giù, vanità delle vanità, non altro che vanità. Preghiamo. O Dio onnipotente, ti supplichiamo per intercessione della tua Santissima Madre e di San Pio da Pietrelcina, di aiutarci ad adorare il tuo unigenito Figlio, Cristo Signore, nostra unica salvezza, con tutto il cuore e con tutte le nostre forze. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Ah, che una grande grazia l'incominciare a servire questo buon Dio, mentre che la floridezza dell'età ci rende suscettibili di qualunque impressione. Oh, come il dono è gradito con cui si offrono i fiori coi primi frutti dell'albero. E quale cosa potrà ormai trattenerti dal fare una totale offerta di tutto te stesso al buon Dio, col deciderti una buona volta per sempre di dare un calcio al mondo, al demonio e alla carne, ciò che con tanta risolutezza fecero per noi i nostri padrini che ci tennero al battesimo? Forse che il Signore non merita da te questo altro sacrificio?
Preghiamo. O Dio onnipotente, nel Tempio di Gerusalemme la Vergine Maria ha presentato il tuo divin figlio per la circoncisione. Ti supplichiamo per intercessione sua e di San Pio da Pietrelcina di accogliere le preghiere che ti eleviamo e di rivolgere il tuo sguardo misericordioso su noi, tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Nel quinto ed ultimo mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Nelle ore della prova non ti affannare a cercare Dio, non credere che Egli sia andato lontano da te. Egli è dentro di te, anche allora, in un modo assai più intimo. Egli è con te nei tuoi gemiti, nelle tue ricerche, simile ad una madre che spinge il figliolino a cercarla, mentre essa dietro ed è con le sue mani che lo costringe a raggiungerla invano. Preghiamo. O Dio onnipotente, per intercessione di Maria, sede della Sapienza, e di San Pio da Pietrelcina, aiutaci a non allontanarci mai da te, fonte d'eterno amore, e ad essere sempre parchi nel parlare, prudenti nei giudizi e benevoli verso tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Questo mistero lo recitiamo in spagnolo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, adesso en el hora de la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por noi peccatori, adesso en el hora de la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, oh pia, oh dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre inviolata, prega per noi. Madre intemerata, prega per noi. Madre amabile, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di
venerazione. Prega per noi. Vergine degna di lode. Prega per noi. Vergine potente. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Specchio della giustizia. Prega per noi. Sede della sapienza. Prega per noi. Causa della nostra letizia. Prega per noi. Dimora dello Spirito Santo. Prega per noi. Vaso degno di onore. Prega per noi. Modello di vera pietà. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Torre di Davide. Prega per noi. Torre d'avorio. Prega per noi. Tempio d'oro. Prega per noi. Arca dell'alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Conforto dei migranti. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei confessori. Prega per noi. Regina delle vergini. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza peccato originale. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina del Santo Rosario. Prega per noi. Regina della famiglia. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Regina dell'ordine serafico. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che all'annunzio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre della sua intercessione presso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo ora secondo l'intenzione del Santo Padre per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiera a San Pio da Pietrelcina di Monsignor Michele Castoro. O glorioso Padre Pio, servo umile e fedele discepolo dell'Agnello, lo hai seguito fino alla croce, offrendoti vittima per i nostri peccati. Unito a lui e colmo del suo amore, porti il lieto annunzio della sua risurrezione ai poveri e agli ammalati, mostrando loro il volto misericordioso di Dio Padre. Orante instancabile, amico di Dio, benedici quanti lavorano e sostengono la tua casa sollievo della sofferenza e guida dal cielo i gruppi di preghiera perché siano fari di luce in questo tormentato mondo e diffondano ovunque
il profumo della tua carità. O Santo del Paradiso, ottienici dall'Altissimo la salute del corpo e dello spirito, la pace nelle famiglie e la coerenza della vita cristiana, per meritare di entrare con te nella patria beata. Amen. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Concludiamo con il saluto della buonasera alla Beata Vergine Maria. Buonasera, Madonna mia, tutto il mondo a te si inchina, per quel frutto che portasti, tutto il mondo illuminasti. Illumina l'anima mia, buonasera, Madonna mia. Tu sei la madre mia, immacolata concezione. Da noi tutti la tua santa benedizione. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio che nel parto della Vergine dissipò l'oscura notte dei tempi, vi illumini con la luce radiosa del sole di giustizia. Amen. Dio che ha mandato il suo Figlio come Redentore, vi conceda di essere intimamente trasformati a sua immagine. Amen. Possiate conformare la vostra vita a Cristo, sull'esempio di Maria Madre della Sapienza, per innalzare con lei un perenne cantico di lode. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Illuminati dall'esempio e protetti dall'intercessione materna di Maria, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andare, tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Buona e santa notte a tutti.